Conti un chilometro alla volta, non quasi te ne freghi di chi ti sta davanti, cerchi soprattutto di concentrarti su te stesso, su quello che riesci a fare, cerchi di andare più forte possibile, ma a volte non ce la fai perché la fatica poi ti attanaglia i muscoli. Questi sono i momenti più difficili, momenti più belli invece per Ivan Basso, perché si sta rendendo conto che nessuno può andare più forte di lui. Un tornante di differenza in pratica tra la testa della corsa e questi che sono i più immediati inseguitori, ripreso Garzelli anche dal gruppettino di Vinokurov al tornante 11, sono già passati i corridori davanti al monumento che ricorda, che celebra Marco Pantani. Questa era la sua salita, è la sua salita. Andiamo da Paolo Savoldelli. Ivan Basso sta facendo un passo veramente veramente forte. Hanno rilanciato l'andatura su questi tratti di strada meno duri, vuol dire che sì, questo è sintomo di freschezza. In più gli inseguitori non riescono più a vederli e moralmente ti butta giù. A voi. Molto bravo Arroyo, ancora 1 minuto e 42 secondi di ritardo. Vinokurov intanto va da solo, non tengono la ruota del kazako Gadre, Evans, Sastre e neppure Garzelli. E qua Nibali dà uno spintone a questo tifoso, e meno male che si è limitato a uno spintone, però in certi casi veramente, ma come si fa a non capire che in quel modo si disturbano i corridori? 35 km al traguardo, la situazione cronometrica anche in grafica, 55 secondi tra i tre di testa e il gruppettino con Cadel Evans, 1.42 il ritardo per il gruppetto della maglia rosa. E poi da non dimenticare che questa tappa non finisce in cima alla Mortirolo, ma c'è una discesa davvero molto impegnativa da affrontare, poi l'ultimo tratto in salita verso l'Aprica, non per la statale, dunque per la strada che è sempre stata fatta finora, ma con un passaggio nuovo, con una strada secondaria che passa da Corteno-Golgi. Una salita, uno strappo di 2 chilometri con delle pendenze che arrivano al 15%, ed è per questo che adesso Ivan Basso si è portato al comando. Mi sembra che stia pedalando abbastanza bene anche Vincenzo Nibali, potrebbe dargli una mano in discesa nel disegnargli le traiettorie migliori. Il problema è che probabilmente troveranno strada bagnata. Meno di 3 chilometri al traguardo, andiamo anche noi là in strada con gli effetti, sentiamo. Questo è Vinokurov che ha lasciato sul posto gli altri inseguitori, Evans, Sastre e Gadre. Se arrivasse in cima con un minuto di ritardo potrebbe addirittura avere la possibilità di rientrare. Adesso anche Sastre sta cercando di staccare Cadel Evans in difficoltà. Cadel Evans. Nuovo momento di crisi, sì, nuovo momento di crisi per Cadel Evans. Sono adesso 35 km al traguardo, ne mancano poco più di 2 al Gran Premio della Montagna. Eccolo qua Alexander Vinokurov, attenzione al ritardo del kazako. Intanto Garzelli viene ripreso anche da Samoilau e dalla maglia rosa di David Arroyo, che sulla sua strada piano piano ha trovato sempre dei compagni di viaggio, no? Prima Ardilacano, adesso Samoilau. Sì, gli danno una piccola mano. Vinokurov si è ripreso, vedete adesso la sua pedalata è un po' più agevole, anche perché questi ultimi 3 chilometri sono leggermente più facili. Sta cedendo Cadel Evans anche rispetto alla coppia con Sastre e Gadre. Andiamo da Andrea De Luca. Siamo dietro la maglia rosa, da sottolineare che la maglia rosa si sta difendendo molto bene, l'avete già detto voi, e soprattutto lui è spagnolo, porta la maglia di leader della classifica, il suo avversario è Ivan Basso in questo momento italiano, però non mancano gli incitamenti e tutti lo applaudono al suo passaggio e lo incitano. 56 secondi intanto il ritardo di Vinokurov ai meno 35, dove transita adesso anche Cadel Evans, 1.10 il ritardo per il campione del mondo, dunque sta guadagnando più di un minuto Ivan Basso rispetto a Evans. Adesso si è riportato al comando Ivan Basso, mi sembra che sia aumentato leggermente il ritmo.
due chilometri, qualcosa di più al Gran Premio della Montagna. Quando transiteranno al GPM mancheranno ancora 32 chilometri e mezzo prima della conclusione alla Aprica. Ed ecco la situazione dei distacchi, 56 secondi di ritardo di Vinokurov, 1:10 invece il ritardo di Evans, e questo è il passaggio di Arroyo ai meno 35. Molto bravo David Arroyo, si è staccato subito, preferito salire del proprio passo, e i frutti si vedono all'intelligenza di conoscere i propri limiti, e sta tenendo molto molto bene la maglia rosa. Lo aveva messo in conto che qualcosa lo avrebbe perso David Arroyo, ma si sta difendendo alla grande. In certi casi bisogna anche sapersi difendere, quello che sta facendo Arroyo. 1:50 il suo ritardo ai meno 35. Pensavo che potesse perdere un paio di minuti sul Mortirolo, e potrebbe essere proprio quello il ritardo di Arroyo in cima al Gran Premio della Montagna. Le difficoltà, la fatica non è più bella la pedalata, no, di Evans, Davide. E quando va in crisi su una salita come il Mortirolo si fa buio, non ce la fa più a tenere Vinokurov, non ce la fa più a tenere Sastre, e adesso è lì a 100 metri da Sastre il corridore spagnolo. Eccolo qua, facciamo bene Nazareno a restare con la nostra moto su Evans adesso per vedere il ritardo che ha rispetto a Gadré e a Sastre, perché abbiamo parlato tanto in questi giorni della sfida, del duello diretto tra Evans e Passo, ed è proprio questo il duello che stiamo vivendo anche sulle rampe del Mortirolo. E abbiamo ancora una volta visto un grande Vincenzo Nibali. Non doveva venire al Giro d'Italia, era a mangiare granite. E ha vestito la maglia rosa, ha vinto la tappa del Grappa e adesso è qui a lottare per un podio alla Giro d'Italia. La divisione, la suddivisione dei ruoli in casa Liquigas, è stato piazzato un massaggiatore intanto al Gran Premio della Montagna proprio per rifornire di acqua i corridori, un massaggiatore della Liquigas Doimo, la suddivisione dei ruoli, perché adesso in discesa dovrebbe entrare in scena proprio lui, Nibali. E potrebbe aspettare Ivan Basso, disegnargli le traiettorie, non credo che ci sarà un attacco del corridore siciliano, perché qui Basso si sta giocando il Giro d'Italia. Non dimentichiamoci che Arroyo ha un vantaggio di 2 minuti e 27 secondi e quindi bisogna arrivare con un vantaggio maggiore. Andiamo in corsa, Paolo Savoldelli, vai! Continua sempre spedita l'azione di Basso, si sta sobbaccando tutto il lavoro, lui Nibali nei pezzi più pianeggianti gli dà un cambio e Scarponi resta sempre sulla ruota. Volevo segnalare che l'ammiraglio della Liquigas è da tanto che resta sulla scia dei tre fuggitivi, mentre quella dell'Androni di cui Giovanni non c'è ancora. A voi. Meno di un chilometro al Gran Premio della Montagna. Basso ha fatto in pratica tutto da solo in questa salita, adesso si portano avanti Vincenzo Nibali, parlottano i due, grande Michele Scarponi, che è vero in alcuni momenti il ritmo è stato un po' allentato, ma Scarponi non ha mai, ma proprio mai avuto un attimo di cedimento. Beh, è la conferma per questo marchigiano di Filottrano, l'anno scorso vincitore di due tappe, uscì di classifica all'Alpe di Siusi, quest'anno si è allenato per far classifica e ci sta riuscendo. Andrea De Luca in corsa, dov'è Arroyo? La maglia rosa, eccola inquadrata. La maglia rosa è a 5 tornanti dal Gran Premio della Montagna, sta rinvenendo su Carlos Sastre, praticamente a 2,5 chilometri dal Gran Premio della Montagna del Mortirolo. C'è da segnalare che sta piovendo forte adesso. Basso, Scarponi, Nibali sono vicini al GPM. Sastre ha un ritardo di 1:10 all'ultimo chilometro della Mortirolo. Invece è superiore ovviamente il ritardo di Cadel Evans, che aveva perso contatto da Gadré e Sastre. Andiamo ancora a sentire la voce sulla strada. Secondi il ritardo di Vinokurov, 1:10 il ritardo di Sastre rispetto a questi tre che sono al comando, Basso, Nibali e Scarponi. 500 metri al Gran Premio della Montagna, Basso prima stava cercando la vetta, la conosce, qui nel 2006 è transitato in maglia rosa.
fa freddo perché ci sono 8 gradi, piove sulla vetta del Mortirolo, eppure ancora una volta è lo spettacolo dei tifosi, perché anche loro sanno regalare le emozioni. Questo è il grande fascino, la grande forza del ciclismo. Stanno per arrivare alla Gran Premio della Montagna, Basso, Nibali e Scarponi. Ultimo tornante, adesso ha cambiato rapporto, ormai è vicinissimo. Ha cambiato rapporto ed ha cambiato anche marcia per queste ultime centinaia di metri. Ivan Basso, il ghigno del Varesino, il ghigno, guardate la forza nell'espressione di Ivan Basso. Vediamo se si mette la mantellina, probabilmente no, qui bisogna andare a tutta, come a tutta sta andando Vinocoro, sta recuperando, potrebbe addirittura avere la possibilità di rientrare nella lunga discesa. Eh sì, se transita con meno di un minuto alla GPM, Vinocoro potrebbe rientrare. L'ultimo sforzo, si alza sui pedali, Ivan Basso per dare l'ultima tirata prima del Gran Premio della Montagna, pronti anche a far fermare il cronometro per vedere quanto ci hanno messo a percorrere quest'anno il Mortirolo. Un attimo, poi daremo la linea da Andrea De Luca. 44 e 40 secondi. Dunque resiste il record di Ivan Gotti. Andiamo da Andrea De Luca. A 500 metri dal Gran Premio della Montagna è transitato Cadel Evans e Arroyo sta rinvenendo su di lui. Adesso a un centinaio di millimetri di distacco lo spagnolo dall'australiano. Si è gestito alla grande lo spagnolo, un po' meno Cadel Evans, in recupero Vinocuro, va ancora 100 metri per lui. Teniamo d'occhio il cronometro, un altro a sinistra, perché adesso sono importantissimi i rilevamenti cronometrici, i distacchi quando siamo all'inizio della discesa. Basso e Nibali hanno parlato, si sono affiancati e adesso comincia la discesa. Probabilmente Basso ha chiesto a Nibali di disegnargli le traiettorie. Non credo che ci sarà un attacco di Nibali. 55 secondi il ritardo di Aleksandr Vinokurov al GPM, si butta anche lui in discesa, meno di un minuto, ci sono le possibilità perché possa rientrare Vinokurov? Sì, ci sono, è una buona discesista, tra l'altro con la strada bagnata Basso starà ancora più attento, lo sappiamo, la discesa è il suo punto debole. Prima di arrivare al GPM si prepara Cadel Evans per affrontare la discesa, cerca per quanto possibile di difendersi con il giornale, forse con la mantellina. Vediamo il suo ritardo al Gran Premio della Montagna, dove era transitato con 55 secondi Vinokurov. Vediamo invece ora il ritardo di Cadel Evans e siamo a 1 minuto e 43 per Evans, vicinissimo alla GPM anche Davide Arroyo, che adesso deve fare lo slalom tra le ammiraglie. Transita ora la Gran Premio della Montagna, 1 e 55, abilitato in armi alla grande Davide Arroyo. Andiamo da Savoldelli. Secondo me Ivan Basso ha chiesto a Nibali di non superarlo per non prendere i rischi in questo primo tratto di strada, ma se così fosse è un errore, perché Nibali deve fare le linee, guardare bene Basso e restare tutti insieme. A voi. Stanno scendendo abbastanza piano, come vedete, come era nelle previsioni, Nibali sta aspettando Ivan Basso, molta attenzione in questo tratto ripido, strada bagnata, Scarponi anche lui non è fortissimo e quindi stanno insieme. Qua Arroyo ha qualcosa da ridire, anzi due belle manate alla macchina dell'Astana, e in effetti ha tutte le ragioni del mondo la maglia rosa, perché anche la giuria, insomma, beh, quella macchina lì non è che ci dovesse stare. Arroyo è in discesa. Arroyo adesso deve cercare di riprendere Cadel Evans, che potrebbe essere, attenzione, ha sbagliato la curva di Vinokurov. Questa curva di Vinokurov, 30 chilometri alla conclusione, asfalto bagnato, grazie Nazzarello Balani. Qua è andato lungo Vinokurov, che è riuscito a correggere proprio in extremis la traiettoria. Intanto Arroyo ha ripreso e superato Cadel Evans. Fortissimo in discesa il corridore spagnolo, molto più tranquillo, attenzione perché sta scendendo molto più veloce Arroyo rispetto al terzetto al comando. Vedete la difficoltà di Basso.
Le differenze si fanno in salita, ma si possono fare a volte, si fanno anche in discesa. Vedete, guardate basso. Ha frenato troppo con il freno posteriore, la ruota si è bloccata, non riesce proprio a fare le traiettorie giuste. Nibali continua a voltarsi indietro. Sì, stavo per dire proprio quello, Davide, che Nibali qua ci metterebbe un attimo a prendere il largo. Invece continua a voltarsi per aspettare basso. Guardate, anche adesso si gira, ma ci sei oppure no? Sembra dire al suo capitano, transitano ai meno 30, anche Scarponi mi sembra piuttosto prudente.